Vi gettereste dalla finestra se veniste a sapere che il vostro fidanzato non è stato sempre fedele durante il periodo che precede le nozze? Che domande stupide. Ma allora è chiaro. Che cosa? Non si accorge che sta per commettere un vero e proprio delitto contro se stessa. Parliamo d'altro, per piacere. Lei ha tutte le carte in mano per poter essere indipendente, il carattere, l'intelligenza, un lavoro che le piace. La bellezza, un mezzo anche questo che è dato alle donne per dirigere e plasmare il proprio destino. E con tutto questo lei sceglie la soluzione più banale. Allora il matrimonio è fatto solo per chi è stupido o brutto. Prima ancora di conoscere cosa sia la vita, lei sacrifica la sua ad un uomo che si comporterà come se avesse sposato un'oca. Che cosa ne sa lei? Ad un uomo che lei non ama nemmeno. Cosa dovrei fare allora? Non ascoltare che se stessa. Guardare la vita in faccia. Essere una donna libera. Sono convinto che se ti proponessi di andare domattina da tuo padre a chiedere la tua mano, tu cascheresti subito tra le mie braccia. No, Gerardo. Sì, invece. Ma se ti domandassi di prendere da sola la responsabilità delle tue azioni, se ti dicessi, Liana, partiamo domattina insieme per Amalfi, non sarei che un uomo volgare da cui bisogna guardarsi. No, non è vero. Il treno per Amalfi parte domattina alle 8.